dovranno rispondere di omicidio Luca Sciarrillo e Nico Iannuzzi, due 23enni in carcere dalla sera di Capodanno dopo essersi spontaneamente consegnati agli agenti della squadra mobile di Avellino. Sarà il pubblico ministero Vincenzo Toscano a definire nel complesso il nuovo capo di imputazione con annesse aggravanti ed eventuali attenuanti, sul quale dovrà poi pronunciarsi il giudice dell'udienza preliminare Paolo Cassano. Il teorico ventaglio delle possibili imputazioni va dall'omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi a quello preterintenzionale, commesso cioè senza l'intenzione di uccidere. Potrebbe anche essere considerata una attenuante, se provata, quella di aver reagito ad un'azione violenta piuttosto che ad esserne stati i protagonisti. Tesi, quella della provocazione subita, che i due indagati hanno fatto trasparire nel corso dell'udienza di convalida svoltasi nel carcere di Bellizzi il 6 gennaio scorso, rendendo piena confessione al GIP sulla dinamica dei fatti accaduti nel parcheggio del bar di Torrette di Mercogliano. Luca Sciarrillo e Nico Iannuzzi si informarono delle condizioni di salute di Roberto chiedendo perdono. Sul versante giudiziario resta da chiarire la posizione di Daniele Sciarrillo, 30 anni, fratello di Luca, che sarebbe stato presente alla rissa esplosa nel parcheggio. Nella stessa serata di domenica, nel corso di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari. Contestualmente gli inquirenti lo iscrissero a piede libero nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in tentato omicidio.